prende concretezza un progetto che prevede una pista ciclabile di ben 12 chilometri che unirà Teramo Centro a San Nicolò Tordino. Sì, un progetto PNRR importante, abbiamo voluto puntare molto, come stiamo facendo, sulla mobilità sostenibile e soprattutto sulla connessione tra la città e le aree frazionali. Una città che cresce, se cresce tutta insieme, questo principio passa soprattutto attraverso proprio delle azioni di collegamento che vanno nella direzione che il futuro ci indica. La mobilità sostenibile è un progetto di cui si discute da tanti anni, noi lo abbiamo realizzato, adesso siamo nella fase esecutiva di concretezza, ci consentirà anche di riconnettere la città anche con gli spazi universitari più periferici, pensiamo Piano d'Accio o le altre sedi appunto che sono distribuite su tutto il territorio. Quindi un progetto virtuoso che adesso vede finalmente la fase esecutiva. Ciò che vale la pena sottolineare è che non si tratta di una pista disegnata sulla strada, ma di un vero e proprio percorso parallelo alle arterie cittadine in cui si muovono le auto. Sì, insomma c'è sempre stato questo distinguo e tante volte ha generato anche equivoci tra percorso, corsie e piste ciclabili. Qui no, si tratta di un percorso appunto ciclopedonale dedicato e che ci consentirà appunto di renderlo pieno, operativo e soprattutto sicuro. La direzione è quella che abbiamo intrapreso già da tempo, pensiamo in particolare anche alla connessione tra il parco fluviale con l'intervento di riqualificazione di tutta la pista ciclabile all'interno del parco e il resto della città. La direzione è quella della mobilità sostenibile, è quella della tutela dell'ambiente, è quella verso la quale andremo anche nel corso di questi anni.